tema di cui parliamo questa mattina si intitola America profonda, alt-right, tensioni razziali, disagio sociale, e un'altra frase del sottotitolo molto, diciamo, esemplificativa, racconto di un paese diviso, riferito agli Stati Uniti d'America naturalmente. Accanto a me, alla mia sinistra, il dottor Edoardo Cipollini, che è l'autore del libro, e il professor Corrado Amorese, che interverrà e commenterà insieme a noi questo libro. La società americana è molto, ma molto, ma molto, maledettamente più complessa di quello che ci propinano. Esattamente 60 anni fa, quindi noi siamo nel 2018, esattamente 60 anni fa, 1958, il poeta Ezra Pound decideva di tornare in Italia dopo 13 anni di manicomio criminale. Al rientro in Italia, a Napoli, sono due le cose che ricordano e che appaiono subito quando uno va a cercare Ezra Pound. Una fotografia, la fotografia di Ezra Pound che dalla nave che lo riporta in Italia saluta romanamente l'Italia e coloro che lo stanno aspettando, quindi riconferma che 13 anni di manicomio criminale non lo avevano assolutamente piegato. Ma alla conferenza stampa che viene organizzata, alla precisa domanda: quando è stato rilasciato dall'ospedale psichiatrico, dal manicomio? La risposta fu: non ho mai lasciato il manicomio. Io ho lasciato un ospedale e quell'ospedale è negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti sono il più grande manicomio del mondo. Mentre diceva questo, terminava nel 58 di fatto la stagione maccartista, quella stagione dove si cercava da parte repubblicana, nel particolare il senatore McCarthy, di individuare tutti coloro che si erano, del mondo del cinema, dello spettacolo, ma essenzialmente del cinema, che si erano iscritti al Partito Comunista Americano o erano pilotati, manipolati dal Partito Comunista Americano, e di fatto a molti di questi, che erano anche molto bravi, gli fu impedito di lavorare. Quella stagione finì. Fu eletto Kennedy. E passarono 60 anni. Se voi fate mente locale in questo momento, immaginate in 60 anni quante stronzate, quanta follia è stata generata in quella nazione. Ma che non si è limitata a un ambito strettamente geografico, ma che si è ampliato in tutto il mondo. E l'accelerazione che noi stiamo vivendo, la viviamo ovviamente perché i mezzi di comunicazione stanno amplificando qualsiasi cosa. Un esempio su tutti. Viene eletto Trump. L'anonimo cantante attricetta, sculatrice, presentatrice, attricetta, faceva il suo tweet dicendo: ah, sono contro Trump, e questo tweet veniva, i famosi trolls, amplificato, e arrivava a un certo punto sulla stampa dicendo che quell'attore che probabilmente aveva fatto 5 minuti di passaggio 10 anni prima aveva detto che era contro Trump, e quindi voi capite che il mondo era preoccupato.
Noi non daremo mai vestiti, non vestiremo mai la signora Trump. Cavolo, in Italia dicevamo, guardate questi stilisti che non daranno i vestiti alla signora Trump. Abbiamo avuto in Italia questo trio, a me non piace, probabilmente a voi sì, il Volo, che disse, ah, non andremo a cantare per Trump. Giustamente Sgarbi disse, ma vi ha invitati? No. Allora voi capite che si è capovolto il maccartismo. Cioè in 60 anni si è passati dalla caccia al comunista inserito dentro al mondo dello spettacolo, delle università, della televisione, a un maccartismo di ritorno per cui il politicamente corretto è la cupola sotto la quale noi viviamo. Tutto questo generato dalle paranoie di un gruppo di persone che non sono persone così che all'improvviso si sono incontrate una mattina quattro amici al bar e hanno individuato un percorso di influenza culturale nel mondo. No. C'è un percorso lunghissimo, profondo, che ha legato diverse realtà, ma maledettamente ben finanziato per dare una traiettoria al mondo, fondendo tutta una serie di tematiche che ci vengono rovesciate giornalmente, ma che influenzano purtroppo giornalmente la nostra vita. E per arrivare a un personaggio qua menzionato tre o quattro volte, io condivido quando è ciò che Steve Bannon, che è una persona molto intelligente, non ho detto che ciò che dice va sposato per forza, ma il fatto di parlare con una persona intelligente è stimolante. Questa è la grande differenza. Steve Bannon ha e continua a dire che il grande problema odierno del futuro è se non si mette mano alla destrutturazione delle quattro società che oggi influenzano la nostra vita, e cioè Facebook, Twitter e le altre, Google e Microsoft. Quando si dice di strutturare significa utilizzare le leggi che riguardano le utilities. Che cosa vuol dire? Quando si capì negli Stati Uniti che la potenza influente della AT&T, non la IT&T, la AT&T, e cioè l'egemonia sul sistema telefonico, la AT&T fu frantumata, non ebbe più la potenza egemonica e si crearono le cosiddette baby bell. Oggi noi abbiamo una dittatura della comunicazione che è preoccupante. Questo non viene mai assolutamente detto dai politici europei, perché i politici europei fanno finta di interessarsi esclusivamente al problema di quante tasse questa gente paga, ma non parlano di che influenza negativa hanno nel veicolare messaggi che sono maledettamente negativi. E quindi quando noi stiamo guardando all'America, noi dobbiamo anche capire che cosa è successo negli ultimi otto anni. L'apoteosi della influenza di questi gruppi è accaduta negli ultimi otto anni. E guardate, negli ultimi otto anni negli Stati Uniti vi era un personaggio che si chiamava e si chiama Obama, che è stato, a mio avviso, e ovviamente per molti americani, uno dei, e lo si dirà nei prossimi anni, uno dei peggiori presidenti, in quanto la fusione nell'ambito del Partito Democratico tra Obama stesso,
e la signora Hillary Clinton, che insieme al marito sono a capo della più corrotta organizzazione che gli Stati Uniti abbia mai avuto, e cioè la Clinton Foundation, voi capite che tutto ciò che è avvenuto, e cioè la elezione di un altro personaggio, ha spaccato un sistema non soltanto negli Stati Uniti, ma ha spaccato un sistema in tutto il mondo. Prima stavo dicendo, alcuni anni fa, noi avevamo un ministro che si chiamava, e si chiama, Tremonti. Giulio Tremonti, anche lui, è una persona molto intelligente. E quando disse, attenzione, dobbiamo combattere la Cina con la questione dei tassi, noi che abbiamo ovviamente una sinistra demenziale, scusate per coloro che sono di sinistra, ma io parlo in maniera estremamente diretta, dissero, no, ma noi andiamo verso la globalizzazione, ma noi dobbiamo capire che il commercio deve essere libero. Ai cinesi di tutto questo non gliene frega proprio niente, sono contenti perché influenzano tutti coloro che dicono che il mondo si deve muovere secondo una certa logica, ma fanno gli interessi dei cinesi. Bene, fu attaccato. È arrivato un signore che si chiama Trump e dice, i cinesi non dovevano neanche entrare nel WTO e non possono rimanere nel WTO sotto l'egida di uno Stato ancora nella fase di emergenza economica, perché non lo è più. Non è un paese emergente, è una potenza economica e quindi l'approccio deve essere completamente diverso. Come ha risposto l'Unione Europea? Balbettando. Però poi andate a vedere nella realtà ciò che succede. Se voi andate sul sito del WTO, leggete che l'Unione Europea, insieme agli Stati Uniti, sta facendo causa alla Cina per il problema della proprietà intellettuale. Allora, da una parte dicono che questo Trump è un pazzo, dall'altra però vanno dentro al WTO e attaccano la Cina per come si sta comportando. Ora, voi capite che questa è una finzione. Allora, in questo libro, e concludo, c'è l'ultimo capitolo, le ultime quattro pagine. Le ultime quattro pagine Cicolini le dedica al modo in cui la comunità italo-americana reagisce, in particolar modo a Chicago, contro la follia di quattro scemuniti che a loro volta vengono amplificati per la distruzione, rimozione, direi quasi annullamento della storia di una nazione e di un popolo complesso ovviamente, perché non è un popolo che ha una storia millenaria, è un popolo composto da varie comunità e che colpisce e va a colpire o tentava di colpire quella che giustamente in questo libro viene detto è la comunità, quella italoamericana, più integrata negli Stati Uniti. Ed è vero, perché ciò che ci passa continuamente la televisione, la stampa, il cinema, per cui italiani in America sono tutti dei mafiosi, ovviamente è una stupidaggine clamorosa, va bene, non per niente non hanno mai premiato Robert De Niro. Robert De Niro non è amato dalla comunità italo-americana, ma nelle ultime quattro pagine viene detto che quando i sinistri a Chicago volevano eliminare la colonna in onore della trasvolata del maresciallo Italo Balbo, ci fu la reazione da parte della comunità italo-americana. C'è stato ovviamente un compromesso, la colonna è sempre lì, è stata rimossa invece di dono dell'Italia fascista, dono dell'Italia. Benissimo. Io invito però a ascoltare ciò che Italo Balbo disse, e Italo Balbo nel 1933 non era un pirla qualsiasi che arrivava in viaggio negli Stati Uniti. Nel suo intervento davanti a circa 300.000 persone,
disse: italiani, portate sempre con voi la vostra bandiera, ma rispettate la bella bandiera dello Stato che vi ospita. Ora, voi capite che presa questa frase e riportata oggi in questa ubriacatura generale del mondo senza confini, senza nazioni, comunità aperte, balle clamorose che in nessuna però realtà comunista o di sinistra viene applicata. Non c'è stato in passato, e nel senso stato organizzato, ma anche come verbo, non c'è stato, non c'è e non ci sarà nessuna nazione comunista dove ciò è applicato. Non solo non esiste open border, non esistono gli open borders. Sono balle che vengono raccontate appunto dagli intellettuali che invece vengono finanziati per dire queste cose. In Cina non esistono gli open borders. In Cina esiste ancora l'occupazione del Tibet. In Cina se ti devi spostare da Chongqing a Shanghai non ti sposti come cavolo vuoi tu. In Corea non ti sposti come vuoi tu. A Cuba non ti sposti come vuoi tu. In Vietnam non ti sposti come vuoi tu. Oggi per oggi si sposta, come sta avvenendo, non soltanto nelle carovane. A me preoccupa invece quando vedo migliaia di persone che ogni giorno scappano dal Venezuela e attraversano il famoso ponte per andare a mangiare in Colombia. E allora, e veramente concludo, gli intellettuali, i cantanti, tutti quelli che, come posso dire, per stare alla moda si agitano, dicono stronzate, ma che poi fra l'altro sono maledettamente ignoranti. Ma voi li vedete questi che vanno in televisione? Ecco, immaginatevi, quelli che invece vanno in televisione americana sono ancora più stupidi. Di fatto poi questi sono, oltre ad essere stupidi, dei drogati, alcolizzati, perversi, famiglie perse, persone che nessuno ambirebbe a avere un metodo di vita come hanno loro, però vengono mobilitati. Quando ci sono state le prime manifestazioni contro Trump, io immagino le attrici che probabilmente impiegavano 4-5 giorni per capire come dovevano truccarsi, che vestito mettersi, come appaio più bella o più brutta, che poi fra l'altro sono tutte brutte. Ragazzi, se voi prendete queste attrici che ci propinano tutti i giorni e le guardate nella realtà, è preoccupante, perché se hanno la moglie o hanno il marito o hanno un vero marito e moglie, io mi meraviglio la mattina che succede in quella casa. Poi capisco perché sono tutti ubriachi o sono tutti drogati, perché non possono immaginare che vanno a dormire con una tizia che sembra così e la mattina esce fuori una cosa completamente diversa. Allora voi vi accorgete che questa gente vive in una falsità clamorosa, è un Truman Show moltiplicato all'ennesima potenza, è una falsità assoluta. Però, come diceva Costanzo, ma si accorgono di me se ci vado o non ci vado? Questi vivono in questo modo. Allora noi dobbiamo ragionare, leggere e capire quello che c'è in questi libri, e in questo in particolar modo, perché noi dobbiamo automaticamente decidere se dobbiamo subire queste influenze demenziali che ci vengono propinate in Italia dai vari Fazio, da tutta sta gente che poi alla fine copiano. Questi sono programmi copiati pari da ciò che avviene da altre parti del mondo, o immaginare un mondo diverso, e dobbiamo capire come dalle altre parti ragionano in maniera diversa.